Perugia Crescita Verde, condivisione del turismo sostenibile, un progetto che affonda le proprie radici in ambito internazionale, quello che ha preso vita grazie alla collaborazione tra le associazioni produttori di pace e biosfera. In scena all'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Aldo Capitini di Perugia, da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio 2018. Il 2017 è stato dichiarato dall'Organizzazione Internazionale del Turismo dell'ONU l'anno del turismo sostenibile ed è proprio in questo contesto che vanno ad inserirsi le iniziative delle due associazioni umbre che col partenariato del Comune di Perugia hanno organizzato 5 giorni di lezioni, attività e workshop ai fini di sensibilizzare gli studenti, futuri operatori turistici, alla tematica del turismo sostenibile. Abbiamo pensato bene di declinare in realtà questo invito internazionale, declinandolo nella realtà territoriale di Perugia e dell'Umbria, proprio per costruire, innanzitutto partendo dall'educazione, dai nostri ragazzi delle scuole, proprio il da farsi, che cosa fare. Perché questo annuncio? Perché il turismo globale va in questa direzione? E perché è necessario che dei futuri operatori turistici siano consapevoli del da farsi. È la volontà di diffondere, direi contagiare i nostri ragazzi alla necessità, all'urgenza della sostenibilità nel suo senso più ampio, della sostenibilità ambientale, segnatamente la sostenibilità del turismo che, come tutte le attività umane, è fortemente impattante, inquinante, anzi oggi è tra le attività umane il turismo globale e quindi porta molti capitali, ma è anche pericolosamente devastante per ambiente, città e tutto questo. Tutto questo per poter essere effettivamente contagioso, come ho detto prima, deve avere un metodo differente rispetto al metodo con cui si lavora a scuola, quindi un metodo anche applicativo, concreto, workshop, indicare modelli di studio ai ragazzi, modelli di studio di turismo sostenibile già realizzati in altri territori da poter declinare e realizzare anche nella realtà di Perugia o dell'Umbria. Quindi il nostro lavoro qui è con i ragazzi della terza dell'indirizzo turistico del Capitini, è proprio un lavoro ad hoc, proprio per loro, futuri operatori turistici, nel indicare proprio la possibilità, anzi la necessità di imboccare strade diverse per il turismo e strade in cui per l'Umbria verde, cuore verde d'Italia, il turismo sostenibile dovrebbe essere più che mai una bandiera in qualche modo da abbracciare per un rilancio anche della propria forma di proporsi ai tanti visitatori che l'apprezzano, che forse non la conoscono abbastanza. In questo modo i nostri ragazzi quindi possono avviarsi in questa direzione. In linea con queste iniziative, nei prossimi giorni verrà bandito un concorso col sostegno fattivo dell'Ufficio Scolastico Regionale dal titolo Io per il Turismo Sostenibile, aperto agli studenti umbri di ogni ordine e grado che potranno partecipare con un lavoro grafico, un elaborato o un breve video. Siamo stati in aula, ma è stato più movimentato che se fossimo andati fuori, perché PowerPoint, slide, immagini, e abbiamo cominciato col mettere davanti ad uno specchio la situazione del turismo insostenibile oggi, con alcuni casi estremi di devastazione, di come il turismo di grandi numeri, il turismo globale sia impattante. Però dopo l'immagine allo specchio di quello che involontariamente, inevitabilmente produciamo, tanti modelli, tanti casi di studio da poter declinare anche nella realtà territoriale. L'opera Val d'Orcia, la via Francigena, il progetto Le Terre di Mezzo, tanti aspetti per riflettere su come pianificare sostenibilità e anche inclusione delle diverse categorie di viaggiatori, e quindi anche qui il modello di studio Lecce è la città tra le mani per pensare come includere diverse categorie di visitatori possa essere veramente importante per ampliare per tutti la proposta.
A me ha portato ad essere qui l'interesse per l'argomento della conferenza e anche per l'alternanza scuola-lavoro, che è fondamentale e su cui ha molto lavorato anche l'Associazione La Postella, proprio in previsione di comunicare a tutti i giovani in genere quelli che sono gli argomenti essenziali per sviluppare il loro pensiero sia nel turismo, che è la base, secondo me, una delle migliori attività della città, previste per la città, e anche per quello che sarà il futuro di questi ragazzi che così imparano e hanno l'entusiasmo per sviluppare da adulti, diciamo, quelli che sono gli schemi della città, più ancora di quanto politicamente si possa fare.